L'Atalanta ha accettato l'invito da parte del professor Cattaneo del CFP di Albino per trattare dei temi inerenti alle capacità di scegliere in adolescenza, e per questo noi abbiamo Fabio Gallo, il nostro allenatore degli allievi nonché ex giocatore Atalanta, che nella vita ha dovuto fare varie scelte. Abbiamo presentato il progetto educativo dell'Atalanta, un progetto a tutto tondo che riguarda i giovani, i giovanissimi, e che vuole far sì, l'Atalanta, insomma, diciamo, il suo obiettivo principale è quello di mandare i giocatori in prima squadra. Ma se da una parte ci curiamo dell'aspetto sportivo, dall'altra non tralasciamo di formare i ragazzi dal punto di vista culturale, morale, perché no, psicologico e professionale. E quindi siamo venuti un po' a portare la nostra esperienza a questi ragazzi del centro di formazione professionale, anche perché io penso che anche l'Atalanta è un centro di formazione professionale per talenti. Che cosa significa per voi andare a parlare nelle scuole di valori quando questo mondo in tante occasioni è visto come apparenza? È certo, è vero, è il mondo dell'immagine, dello spettacolo, dell'apparenza, però dietro a questo mondo ci sono tanti valori, o perlomeno noi del settore giovanile crediamo che i valori di lealtà, la cultura, l'onestà, il sacrificio, l'impegno, il sano divertimento debbano prevalere su valori più effimeri come appunto l'immagine o il denaro. Quanto è impegnativo far capire questi valori a dei ragazzi, per l'appunto? Ma è impegnativo, però direi che è più impegnativo farlo capire agli adulti che li circondano, partendo dai genitori e tutte le persone appunto adulte che stanno intorno ai ragazzi. Quanto credete come società sportiva che la cultura del successo sia deleteria oppure stimolante per i ragazzi di 14, 15, 16 anni? No, il successo, se non è inteso come fama o valore effimero, io direi che è una buona ingrediente per avere autostima. Successo come essere capaci, riuscire, poi se uno non è capace in Serie A può essere capace in Serie B, C o nella sua professione o in famiglia o nel lavoro che decide di fare, ma io direi che il successo non è deleterio, a meno che venga concepito come fama effimera o come successo a tutti i costi senza guardare ai comportamenti messi in atto per raggiungere il successo. Io spero di poter trasmettere quei valori che piano piano nella mia crescita si sono fortificati dentro di me, quindi io spero che loro vedano sì quello che è stato un calciatore, però quello che poi la crescita della persona, pur facendo un mestiere bello che però spesso ti fa stare un po' sopra le righe, possa poi diventare una persona normale, che consapevole delle scelte che ha fatto e consapevole della crescita che ha avuto nell'arco della sua vita. Una società che fa parte di un mondo venduto come tanta apparenza è credibile nel momento in cui presenta progetti educativi così? Ma io spesso si fa della retorica e spesso si prendono esempi sbagliati. Il calcio è sicuramente una... fa parte della nostra società, è un aspetto importantissimo che veicola tanta gente a tifare, a seguire con molti interessi, però ci sono aspetti negativi così come aspetti positivi, quindi mi sento di dire che la maggior parte dei calciatori hanno sale in zucca, sanno parlare e sanno comportarsi a dovere.